Iniziamo in Balasana. Poi le ginocchia magari un pochino divaricate, gli alluci a contatto. E ci portiamo con la fronte a terra e per ora le braccia morbide. Possiamo anche poggiare la testa sulle mani sovrapposte. Facciamo i soliti due respironi profondi. Per liberare un po' il torace, per liberare un po' l'addome e poi lasciamo andare il respiro spontaneo. Prendiamo come sempre qualche istante per entrare in contatto con il nostro corpo, con il nostro respiro. Sentiamo l'espandersi dell'addome sulle cosce. Sentiamo che con il respiro, con l'inspirazione, tutto il corpo si espande, quindi anche la schiena, il bacino. Ogni volta che espiro sento il peso del corpo scendere verso il pavimento. Sento come si muove il respiro in questo momento. Lentamente inizio a stendere le braccia, camminando con le mani sul tappetino, allunghiamo bene la schiena, apriamo le spalle, sentiamo salire il respiro più nel petto, lo sento espandere ogni volta che inspiro il costato. Camminiamo con le mani verso sinistra, allunghiamo il lato destro del busto, riportando il gluteo destro verso il tallone, se si distanzia. Sentendo come si muove il respiro nel lato destro del busto. Sentendo come aumenta questa estensione ogni volta che inspiro. Sentendo come i muscoli si rilassano ogni volta che espiro. Passando dal centro, andiamo sull'altro lato. Riportiamo il gluteo sinistro verso il tallone sinistro. Restiamo qualche respiro. Centro, avviciniamo le ginocchia se sono molto separate in modo che siano all'altezza delle anche,
Alla prossima ispirazione, veniamo su con il bacino, facciamo la gobba, spingiamo con le mani a terra, la parte alta centrale della schiena sale verso il soffitto. Espirando, inarchiamo la schiena, guardiamo di fronte a noi e ci sediamo di nuovo sui talloni. La testa scende per ultima, quindi come un'onda. Inspiro, vengo in avanti con la gobba. Espiro, mi spingo indietro, inarcando la schiena. La fronte al tappeto per ultima, inspiro, espiro, facciamo qualche movimento per sciogliere la schiena, alla prossima ispirazione veniamo in avanti. Con la schiena in posizione neutra, quindi portiamo la schiena parallela a terra, portiamo le dita delle mani verso l'esterno e iniziamo a spostare il peso da una mano all'altra, quindi iniziamo a scaldare un po' i polsi, le dita sono ben aperte, premono bene sul tappetino, scaricando il peso. Quindi sgravando un pochino i polsi. Quando passo al centro, spingo le mani a terra, faccio salire la parte centrale tra le scapole verso il soffitto e scendo ammorbidendo da un lato. Quindi torno al centro, spingo e poi scendo. Quando sono al centro, espiro e spingo e poi mi sposto inspirando su un lato. Espiro, inspiro, mi sposto. Torno al centro, mi siedo sui talloni, sciolgo un pochino i polsi, faccio qualche movimento, anche qualche rotazione, chiudendo il pollice nelle altre dita, in un verso e nell'altro. E ci riportiamo in quadrupedia. Schiena parallela a terra. Da qui inspiro, il braccio destro sale verso l'alto, la mano sinistra spinge a terra. Espiro, la mano destra passa dietro il braccio sinistro e mi giro verso sinistra. Inspiro, mi apro, iniziamo a scaldare un po' anche le spalle ed espiro. Inspirando resto, un paio di respiri, allungando la schiena. E alla prossima ispirazione porto la spalla destra a terra, ginocchia sono sotto le anche, peso sulla spalla e sul dorso del braccio destro. Posso restare qui o se voglio posso stendere la gamba sinistra dietro di me. Ovviamente l'anca sinistra si apre. Cerco di allineare la gamba alla schiena in modo da rendere la posizione il più possibile leggera, sostenibile, cercando l'equilibrio tra le forze. Posso riportare la gamba giù se l'ho sollevata o posso tirarmi su mantenendo la gamba sollevata, spingendo con la mano sinistra a terra e porto il piede sinistro tra le mani. Scendo un po' in avanti col bacino, inspiro, vengo su per Anjaneyasana, rilasso le spalle, spingo bene il dorso del piede destro a terra. Un paio di respiri. Espirando, porto le mani a terra, ginocchio sinistro accanto al destro. Scivolo al tappeto, inspiro, Bhujangasana, abbasso bene le spalle, espiro, punto le dita dei piedi, Balasana, allungo bene la pianta del piede, i muscoli delle dita, dei piedi,
allargandole bene mentre si flettono. E poi mi riporto nuovamente in quadrupedia, posizione dei quattro punti, schiena dritta, lunga, collo in linea con il resto della colonna. Mano destra preme forte a terra, inspiro, apro la spalla sinistra, dove arrivo, espiro. Braccio sinistro passa dietro al destro, mi giro verso destra. Inspiro su. Ed espiro. Inspiro, resto un paio di respiri con la schiena lunga, all'altezza che preferisco. E alla prossima ispirazione porto la spalla sinistra a terra, le ginocchia controllo che siano sotto le anche, il peso bene sulla spalla, il collo è libero, posso restare qui o posso stendere la gamba destra dietro di me, aprendo l'anca. Da qui o riporto il ginocchio a terra oppure, come ho fatto prima, spingo la mano destra a terra, torno con la schiena dritta, porto il piede destro tra le mani. Inspiro, vengo su per Anjaneyasana. Rilasso le spalle, premo forte il collo del piede sinistro a terra. Espirando porto le mani a terra, porto il ginocchio destro accanto al sinistro, qui inspiro, espiro scivolo al tappeto, inspiro Bhujangasana, espiro punto le dita dei piedi e mi porto in Adho Mukha Svanasana facendo tutti i movimenti di assestamento che richiedo per entrare in posizione. Allungando bene la schiena, piegando un po' le ginocchia se ho bisogno, allargando le spalle, mani aperte, con gli indici in avanti, testa giù rilassata, viso rilassato. Guardo tra le mani e inspirando porto i piedi tra le mani. Espirando con le ginocchia morbide, se voglio mi abbandono qualche respiro in avanti, lasciando che i muscoli posteriori delle gambe si distendano maggiormente. Le mani vanno sulle gambe, inspiro, stendo bene la schiena, schiena parallela a terra, collo lungo, spalle indietro, addome indentro. Profonda ispirazione, espirando mi ammorbidisco giù. Inspirando lentamente mi srotolo, mento resta al petto, se ho bisogno, se la testa gira. E mi porto in Samstiti. Facciamo una sequenza, una piccola sequenza per scaldare un po' i muscoli. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, mi allungo verso l'alto. Espiro, porto le mani a terra. Uttanasana. Inspiro, stendo la schiena ad Uttanasana, mani sulle gambe o a terra.
Espiro destro, indietro, ginocchio a terra. Lascio il piede puntato. Inspiro, vengo su per Anjaneyasana. Espiro, stendo la gamba destra. Mi posso fermare qui, attivando il piede, o mi posso inclinare un po' in avanti. Di nuovo, inspiro, riporto tutto il piede sinistro a terra. Apro il petto per Anjaneyasana. Ed espiro, mi respingo indietro. Inspiro di nuovo. Espiro, mi respingo indietro, allungo bene la schiena. Inspiro tutto il piede sinistro a terra, stacco il ginocchio destro, Hasta Chandrasana, affondo alto. Un paio di respiri, stendo bene la gamba destra, forte la gamba sinistra a terra. Espirando lentamente porto le mani a terra. Inspiro, passo indietro, tavola. Espiro, Chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha oppure Bhujangasana. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Guardo tra le mani, il piede destro va tra le mani, il ginocchio sinistro a terra. Inspiro, vengo su per Anjaneyasana con le dita del piede sinistro puntate. Ed espiro, sposto il bacino indietro, fletto il piede destro, se voglio mi inclino in avanti oppure stendo solo la gamba attivandola. Inspiro, ci vuole anche un pochino di equilibrio. Ed espiro. Inspiro in avanti, espiro indietro, inspiro, stacco il ginocchio sinistro, Hasta Chandrasana, rilasso le spalle, piedi forti, radicati, respiro. Inspiro qui. Espiro, porto le mani a terra. Inspiro, faccio un passo avanti col piede sinistro. Espiro, Uttanasana. Inspiro, mi srotolo, vengo su, braccia verso l'alto. Espiro, porto le mani di fronte al petto, resto qualche respiro. Osservo per qualche istante le sensazioni nelle gambe, nella schiena, nelle spalle. Teniamo a portata di mano un blocco barra libro che potrebbe servire per le prossime sequenze. Faremo delle sequenze simili, o meglio, nelle sequenze che faremo adesso, rivedremo alcune posizioni. Vi suggerisco di osservare di volta in volta come cambia il vostro approccio alla posizione che viene ripetuta, le sensazioni del vostro corpo, se magari, come sarà molto probabilmente, man mano che ripetiamo la posizione, questa diventa più comoda, magari riuscite a respirarci meglio, magari riuscite a lasciare andare per le posizioni che prevedono, diciamo, un rilascio muscolare, un allungamento muscolare, magari riuscite a lasciarvi andare un pochino di più, sempre senza forzare, non è niente di particolarmente complesso. Iniziamo con un Vinyasa e andiamo in Adho Mukha Svanasana. Inspiro, braccia su. Espiro, mani a terra, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, salto o cammino, Chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha o cobra. Espiro, Adho Mukha Svanasana.
da qui inspiro, punto e sollevo la gamba destra verso l'alto. Altre zampe, mantengo qualche respiro. Espirando ci spingiamo in avanti con il ginocchio al petto, quindi siamo in tavola con il ginocchio destro al petto e portiamo il piede destro all'esterno della mano destra, che quindi si avvicina un pochino più verso l'interno, ok? Quindi le mani sono sempre sotto le spalle. Qui se ho bisogno posso già portare i blocchi sotto le mani, e posso sempre farlo con il ginocchio a terra. Da qui lascio la mano sinistra a terra e inspirando sollevo il braccio destro verso l'alto, quindi è una torsione che facciamo spesso, però abbiamo un maggiore spazio tra il piede e la mano che rimangono a terra. Non faccio cadere verso l'esterno il ginocchio destro, quindi attivo gli adduttori, stendo bene la schiena. Adesso un paio di respiri. Poi inspiro ed espirando il braccio destro viene in avanti, si porta all'interno del piede destro o su un blocco o a terra, ruoto il piede sinistro e lo porto perpendicolare al destro, sollevo il braccio sinistro per Pasva con Asana e posso eseguire se voglio anche con il braccio appoggiato alla coscia. Adesso un paio di respiri. Allungo bene la schiena, l'addome rimane sempre un pochino attivo, quindi non spancio. Inspiro, espiro, la mano sinistra va a terra, ruoto il piede sinistro, quindi distacco il tallone. Inspiro, cane a tre zampe con la gamba destra alzata. Respiro qui. Ed espiro, ritorno in tavola con il ginocchio al petto, spingo bene le mani, arrotondo la schiena, attivo l'addome, attivo il flessore e porto il piede destro tra le mani e il ginocchio sinistro va a terra. Inspiro, Anjaneyasana con le dita del piede sinistro puntate, spalle giù. Espirando, ci spostiamo indietro, ci tiriamo dietro il piede destro. Se non ci fanno male le dita, ci sediamo sul tallone sinistro con le dita puntate, se no portiamo il collo del piede a terra, se vogliamo possiamo mettere un supporto sotto al bacino. Inspirando allunghiamo bene la schiena ed espirando, per quello che possiamo anche rimanere su, scendiamo con il petto sulla gamba. Se siamo molto flessibili magari riusciamo ad afferrare il piede e diventa anche un po' una sfida di equilibrio, senza forzare. Lentamente riportiamo la pianta del piede destro a terra. Inspiro cane a tre zampe, espiro un piede accanto all'altro ad un Mukha Svanasana. O restiamo un paio di respiri qui o facciamo un vinyasa. Chi fa vinyasa, inspirando si porta in tavola, espira chaturanga, inspiro urva mukha o bhujangasana, espiro ad un Mukha Svanasana. Da qui cambiamo lato, inspiro, punto e sollevo la gamba sinistra verso l'alto, adesso un paio di respiri in cane a tre zampe. Espirando ci spostiamo in avanti con il ginocchio sinistro al petto e poi portiamo il piede sinistro all'esterno della mano sinistra, mani sotto le spalle. Se vogliamo, con le mani sui supporti, la mano destra resta a terra sotto la spalla, inspiro torsione, il braccio sinistro su,
Interno del piede sinistro incollato a terra, sento bene la base dell'alluce a terra. Respiro. Spina lunga. Alla prossima espirazione, il braccio sinistro si allunga in avanti, la mano si porta a terra sotto la spalla, ruoto il piede destro, inspiro, Padmasvanasana, posso sempre usare il supporto oppure portare il braccio sinistro appoggiato sulla coscia, quindi venire un pochino. Espirando riporto la mano destra a terra, ruoto il piede destro nuovamente, staccando il tallone, inspiro, cane a tre zampe, espiro, ginocchio al petto in tavola, spingo con le mani, porto il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, inspiro, Anjaneyasana. Le dita dietro del piede possono rimanere puntate, specialmente se poi vado a sedermi con le dita puntate. Espirando, per l'appunto, scivolo all'indietro. Faccio chiaramente la versione che ho fatto prima. L'importante, posso anche rimanere qui, allungare la schiena e attivare la muscolatura frontale della gamba sinistra. Se riesco a scendere, scendo, se riesco, afferro il piede. Inspirando, riporto la pianta del piede sinistro a terra, mani a terra. Inspiro, cane a tre zampe con la gamba sinistra su. Espiro, il piede scende accanto al destro. Resto qui oppure vinyasa. Mi fa vinyasa. Inspiro, tavola. Espiro, chaturanga. Inspiro, urva muka. Espiro, adho mukha svanasana. Guardo tra le mani. Porto i piedi tra le mani, espiro Uttanasana, inspiro vengo su morbido, braccia verso l'alto, espiro mani di fronte al petto, in angeli mudra, resto un paio di respiri, osservo le sensazioni, do tempo al respiro, al cuore di rallentare. Vinyasa, riporto in Adho Mukha Svanasana. Inspiro, braccio fuori. Espiro, mani a terra. Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, salto o cammino. Chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Eseguiremo le posizioni che abbiamo appena eseguito e aggiungeremo qualcosa. Quindi osservate come cambia, se cambia il vostro stare nelle posizioni. Inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto, cane a tre zampe. Espiro lentamente, mi sposto in avanti, se riesco tengo un attimo il ginocchio al petto e porto il piede destro all'esterno della mano destra, mani sotto le spalle. Mani e piede sono sulla stessa linea. Da qui, inspiro, braccio destro sale verso l'alto, mantengo la tibia destra perpendicolare a terra, mi allungo, un paio di respiri nella posizione.
Espirando il braccio destro si allunga in avanti, sento estendere il lato destro del busto. In questa transizione la mano destra all'interno del piede o sul blocco a terra, ruoto il piede sinistro. Braccio destro può stare anche sulla coscia destra, sollevo il braccio sinistro per Parsvasana. Sento la spalla destra che prema all'interno del ginocchio destro e mantiene l'anca aperta. Con forza, ci respiro. Collo, testa, sempre proiettata in avanti come se mi tirassero, in modo da distendere bene tutta la schiena. Espirando lentamente, ritorno frontale. Da qui premo le mani a terra, posso portare il ginocchio sinistro a terra se è troppo intenso, e porto il ginocchio destro incollato al braccio destro. Mantengo un paio di respiri. Poi porto la tibia destra a 45 gradi e mi porto con le gambe di Ekapada Raja Kapotasana. La tibia può stare a 45 gradi o anche sempre senza sedersi sul piede, o se la mia anca è particolarmente aperta e il mio ginocchio destro non mi dà grandi problemi, posso portare la tibia parallela al fronte del tappetino. Questo lo faccio solo e esclusivamente se il mio appoggio è buono, se l'apertura è buona, se non ho dolore, ok? Altrimenti, come sempre, il piede vicino al bacino. Se porto la gamba in questo modo, quindi con la tibia parallela al fronte del tappetino, attivo molto bene il piede destro, quindi lo fletto e premo l'esterno del piede a terra per proteggere il ginocchio. E scendo sugli avambracci oppure rimango su. Respiro, cerco di mantenere il bacino frontale, non forzo per nessunissimo motivo. Cerco di rilassarmi nella posizione, è una posizione all'interno della sequenza di allungamento, nella quale riprendiamo fiato, se soffriamo non serve a niente. Riportiamo le mani a terra, riavviciniamo il piede al bacino se abbiamo la tibia parallela al fronte del tappetino, puntiamo il piede sinistro, spingiamo con le mani, cane a tre zampe, lentamente. Da qui pieghiamo il ginocchio destro, ruotiamo verso destra con il petto, ruotiamo il piede sinistro e ci portiamo con l'esterno della gamba sinistra a terra. La mano sinistra è poco più avanti della spalla. Inspiro, vengo su e mi porto in Kamatkarasana. Porto sul bacino, attivo bene il gluteo sinistro, tutto il lato sinistro del busto. Inspiro, il braccio destro sale, ruotiamo nuovamente sul piede sinistro, cane a tre zampe per un attimo. E da qui possiamo o portare il piede destro a terra e camminare con i piedi tra le mani, o fare quello che vi ho detto all'inizio, o qualche saltino in questo modo. Se abbiamo camminato con entrambi i piedi a terra, risolleviamo la gamba destra. E da qui, con il ginocchio sinistro leggermente flesso, veniamo su, portiamo il ginocchio destro tra le mani, allunghiamo la schiena, passiamo le spalle,
troviamo l'equilibrio. E portiamo, come vi ho fatto vedere all'inizio, la caviglia, l'esterno della caviglia destra appena sopra il ginocchio, formando un 4 con le vostre gambe. Ok, braccia in avanti, spalle giù, se riusciamo scendiamo un pochino piegando la gamba sinistra. Ci fermiamo quando ce lo dice la nostra anca. Se invece la posizione ci stiamo bene, possiamo scendere unendo le mani e se riusciamo chiudiamo la posizione poggiando i gomiti. Schiena lunga, inclinata in avanti ma bella estesa. Se riusciamo ad arrivare con le mani addirittura a terra ci arriviamo, se no rimaniamo dove siamo. Il ginocchio sinistro è sempre piegato. Con le mani a terra è piuttosto intenso per l'anca destra, quindi mi raccomando ognuno faccia la versione che adatta al proprio corpo. Da qui, sempre col ginocchio sinistro piegato, ritorniamo su se abbiamo le mani a terra, ritorniamo su con il ginocchio sinistro steso e il ginocchio destro su verso il petto. E facciamo un passo indietro, lento e controllato, portando la punta, le dita del piede destro a terra. Prima il fondo alto e poi il ginocchio a terra. Anjaneyasana, scendiamo un po' in avanti col bacino, ci allunghiamo verso l'alto con le braccia, un po' all'indietro con le spalle però giù lontane dalle orecchie, allunghiamo bene il flessore destro. Espirando portiamo le mani a terra, se ne abbiamo bisogno per Pasvottanasana ci prendiamo i libri che fungono da blocchi, stacchiamo il ginocchio destro, facciamo un passettino avanti, tutto il piede destro a terra aperto a 45 gradi, inspiro allungo bene la schiena, espiro Pasvottanasana, gomiti all'indietro, mani sotto le spalle, bacino frontale. Tendiamo bene la gamba sinistra, allunghiamo bene la schiena. Ripieghiamo il ginocchio sinistro. Scendiamo un po' con il bacino, togliamo i blocchi, mani a terra sotto le spalle. Inspiro, Okan e faccia in giù, oppure Vinyasa, Chaturanga, espirando. Inspiro, Urdhva Mukha. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Altro respiro. Noi siamo pronti a partire con l'altra gamba, la sinistra. Inspiro, gamba sinistra su, cane a tre zampe. Espiro, mi sposto in tavola con il ginocchio al petto. E poi porto il piede sinistro all'esterno della mano sinistra. Mani e piede sono sulla stessa linea. Mano destra rimane sotto la spalla, ben aperta a terra. Inspiro, torsione verso sinistra. Incollo la base dell'alluce, l'interno della pianta del piede sinistra a terra. Respiro. Alla prossima ispirazione allungo il braccio sinistro in avanti, ruoto il piede destro a terra, mano sinistra all'interno del piede sinistro, se voglio su un blocco, inspiro braccio destro su, Parsvakonasana, allungo bene la schiena,
Respiro. Inspiro, espiro, la mano torna a terra, ruoto nuovamente il piede destro, staccando il tallone, bacino frontale. Da qui posso portare il ginocchio destro a terra, oppure premo bene con le mani che sono ben poggiate, le dita mi sostengono, ginocchio sinistro incollato al braccio sinistro. Tibia a 45 gradi, scendo. Vereka Pada. Qui vale lo stesso discorso di prima. Se la mia anca mi permette, porto la tibia parallela al fronte del tappetino. Ogni anca è diversa. Io per esempio di qua sono molto più scomoda e quindi sento molta più tensione nell'anca. Quindi valutate, potete anche fare delle vie di mezzo, quindi piegare un pochino di più il ginocchio. E ci portiamo nella nostra Eka Pada, Raja Kapotasana, parziale, comoda, senza forzare in alcun modo il corpo. Piede sinistro ben attivo, se ho la tibia parallela al fronte del tappetino. Le mani si portano a terra, punto il piede destro, stacco il peso da terra, inspiro. Cane a tre zampe, lentamente. Piego poi il ginocchio sinistro, apro l'anca, ruoto sull'esterno del piede destro, mi poggio un attimo con l'esterno della gamba destra a terra, inspiro, mi apro con il petto verso l'alto, all'alto per Kamatkarasana. Respiro, posso tenerla anche meno ovviamente. Inspiro, braccio sinistro sale verso l'alto. Espiro, mi ruoto nuovamente frontale, cane tre zampe. E da qui o porto il piede sinistro a terra oppure con qualche saltino porto il piede destro tra le mani. Se l'ho portato giù rialzo la gamba sinistra. Ammorbidisco il ginocchio destro, lentamente vengo su, sono sul mio lato ballerino, ginocchio sinistro tra le mani, radico il piede destro a terra. Rilasso, apro le spalle, rilasso il viso, sorrido pure magari che stiamo facendo yoga, un sorrisetto sul viso ci sta bene, facciamo il nostro numero 4 con le gambe, apriamo bene il ginocchio sinistro, braccio in avanti, lentamente scendo quello che riesco, piegando il ginocchio destro. Se riesco ad arrivare un po' più in profondità, scendo con le mani in Angeli Mudra, mi poggio cercando di portare la tibia parallela a terra, ho sicuramente più stabilità. E se ci arrivo, porto le mani a terra, sempre col ginocchio destro piegato. Rilasso giù la testa, sono al resto dove sono, senza scendere. È un bel lavoro per la gamba destra, specialmente se rimango su, ma anche se scendo con le mani a terra lo sento nella gamba.
Lentamente inspiro, torno su e porto su il ginocchio. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ammorbidisco di nuovo la gamba destra che si era distesa, faccio un passo indietro, Hasta Chandrasana, affondo alto. E lentamente porto il ginocchio sinistro a terra, Anjaneyasana. Allungo bene il flessore sinistro, proietto le braccia verso l'alto, un po' all'indietro, senza portare le spalle alle orecchie, aprendo il petto. E espirando porto le mani a terra. Preparo i blocchi se mi servono per Pasvottanasana, stacco il ginocchio sinistro, passetto avanti, piede sinistro tutto a terra a 45 gradi, stendo la gamba destra, allungo la schiena, espiro mani sotto le spalle, gomiti all'indietro, spazio tra le orecchie e le spalle, respiro. Piego il ginocchio destro, scendo col bacino, stacco il tallone sinistro da terra. O vado a cane a faccia in giù da qui, oppure vinyasa, chi fa vinyasa, inspiro tavola, espiro chaturanga, inspiro urva mukha, espiro adho mukha svanasana. Allungo bene la schiena. Rilasso bene il corpo qui. Lentamente porto le ginocchia a terra. Mi siedo sui talloni. Schiena dritta. Porto i palmi delle mani verso l'alto, sulle cosce, rilasso le spalle, rilasso il viso, chiudo gli occhi. Resto qualche istante in ascolto del corpo, del respiro, di tutte le sensazioni che in questo momento stai provando. Apri gli occhi lentamente e ti porti prima a sedere, poi con la schiena a terra, lascia appoggiare bene la schiena, in modo che sia bella lunga, le spalle aperte, avvicina un po' i piedi al bacino, se riesci a una distanza tale per cui riesci a sfiorare con le mani i talloni, altrimenti dove riesci ad arrivare. Piedi paralleli, mani distese lungo il corpo, apri un pochino di più le spalle, avvicinandole un po' sotto di te, quindi si crea una sorta di spazio, di vuoto tra le tue scapole, tra la parte centrale tra le scapole e il tappetino. Da qui, inspirando, spingi con i piedi a terra senza lasciar cadere verso l'esterno le ginocchia, femori paralleli, e vieni su, intreccia se vuoi le mani sotto il sacro, stendi le braccia, e resta un paio di respiri, spingendo verso l'alto il bacino, la pancia, aprendo bene
il petto, allungando tutta la parte frontale del corpo, rilassando il collo. Ancora due respiri, glutei attivi. E respirando, sciogliere le mani se le intrecciate e porta la schiena a terra, riporta le spalle in posizione normale, un paio di respiri qui. Ci prepariamo per salire in salamba. Quindi per salamba sarvangasana ci prepariamo. Se sappiamo che la posizione la facciamo bene, non ci dà nessun problema, la eseguiamo normalmente. Se abbiamo problemi al collo, magari in questi giorni, non per forza problemi gravi, però abbiamo un po' di torcicollo, magari evitiamo, portiamo solo le gambe verso l'alto. Se vogliamo provare con il supporto, vi ricordo che la coperta va arrotolata in modo che crei uno spessore lungo sul quale poggerò le spalle, quindi il collo è fuori e la testa ovviamente è fuori. Quindi le spalle è praticamente la linea della parte alta della schiena che è sulla linea delle spalle. In questo modo, anche un po' più spesso, se volete, purché tutte e due le spalle siano ben poggiate sul supporto. Quindi vi troverete ad andare un po' all'indietro col collo, è normale, ora andando su andrà meglio. Da qui solleviamo un po' il bacino. Avviciniamo, apriamo le spalle, avviciniamo i gomiti uno vicino all'altro. Possiamo rimanere qui. Sentirete che con questo supporto avete molta meno pressione sul collo. Con prudenza, senza assolutamente muovere la testa mentre fate questa posizione, potete restare qui o potete iniziare a stendere le gambe. Possono essere anche in questo modo. Se invece riuscite a fare una Sarvangasana completa, salite in verticale. Restiamo qualche respiro. Collo lo rilassiamo, facciamo resistenza. Se conosciamo già, perché le eseguiamo senza problemi, Alasana, posizione dell'aratro, possiamo andare con le gambe all'indietro. Peso sempre sulle spalle, non devo sentire pressioni sul collo. Se i miei piedi toccano terra, posso intrecciare le mani, come abbiamo fatto nella posizione precedente, e stendere le braccia. In qualsiasi momento ho bisogno, esco dalla posizione, lo faccio in modo morbido, senza movimenti bruschi, accompagnando il bacino a terra. Quindi ti resto qualche respiro. La respirazione sarà addominale, perché il torace è un po' schiacciato nella posizione. Adesso all'inalasana, se ho le mani intrecciate le sciolgo, torno a sostenere il bacino, ripasso da Sarvangasana, piego le ginocchia al petto e con delicatezza accompagno il bacino a terra, anche più delicatamente di come l'ho fatto io. Ho messo un supporto un po' troppo alto sotto le spalle. Resto un attimo schiena a terra. Respiro, rilasso bene il collo. Prima di fare la controposizione, per la quale vi darò alcune opzioni. Allora, qualcuno di voi magari ha i blocchi. Se avete i blocchi, ci sono due modi in cui potete mettere i blocchi.
Uno lo conoscete piuttosto bene, è questa posizione qui, ok? A T, lo facciamo spesso a lezione, che può essere nella posizione più alta, ma anche nella posizione più bassa, ok? In questo modo. Come funziona questo primo appoggio? Il blocco che è verticale va tra le scapole, ok? Mentre sul blocco, diciamo, che è il cappello della T, per capirsi, va la testa, ok? C'è un'altra opzione, che è meno fastidiosa, e consente comunque di aprire le spalle. Questo lo dico sempre perché i blocchi, ora do anche l'alternativa a chi i blocchi non li ha, che è mettere i blocchi in questo modo, quindi paralleli, ok? In questo modo ci appoggiamo in modo molto simile alla prima variante. Questa volta entrambi i blocchi sono orizzontali, il primo che incontro è poggiato sulle scapole e il secondo ci poggio la testa e lascio aprire il petto in questo modo, anche con le gambe distese se mi fa piacere. È un pochino più semplice da mettere da soli, perché a lezione ve lo sistemo io in modo che non abbiate il blocco verticale che vi dà fastidio alla schiena, in questo modo è un po' più semplice. Chi non ha i blocchi, nessun problema. Chiaramente il libro non lo possiamo mettere in verticale, lo dovremo mettere in questa posizione piatta e magari un po' spigoloso, e qui può entrare in gioco la coperta. Perché io sei lì, consiglio di metterli nella prima posizione che vi ho fatto vedere, quindi a T. Per togliere gli spigoli e i blocchi possiamo mettere la coperta ad ammorbidire gli spigoli, ok? Altrimenti basta anche semplicemente un cuscino di quelli lunghi, che se li avete, simili a questo, da mettere semplicemente lungo la colonna, possibilmente con la testa che finisce fuori. Quindi scegliete la vostra posizione più adatta ai supporti che avete a casa e ci portiamo in questa posizione che controbilancia un pochino gli effetti di Sarvangasana. Lasciamo in ogni caso che le spalle si aprano con lo stesso peso delle spalle e delle braccia. Assicuriamoci di stare comodi e restiamo qualche respiro qui rilassandoci. Se ci fa piacere possiamo portare le gambe in Supta Baddha-Konasana, quindi con le piante dei piedi a contatto e le ginocchia aperte a farfalla, per capirsi. Come siamo più comodi. Prendiamo la posizione in completo abbandono. Una volta che espiriamo lasciamo scendere il peso del corpo verso terra, lasciamo che il peso delle braccia, delle spalle apra il petto. Lascio il viso. Per uscire dalla posizione, specialmente se ho i blocchi, specialmente se sono in posizione alta, porto un avambraccio bene a terra, si posiziono le gambe portando i piedi a terra e ruoto portandomi su un fianco, quindi poggiando il peso sull'avambraccio, ok, tolgo i blocchi, i libri, il cuscino, la coperta, tutto l'ambaradan con il quale ho costruito questa posizione, mi porto con la schiena a terra e sono pronto. Per il rilassamento lascio andare il corpo, apro le spalle, mi gusto l'appoggio della parte alta della schiena a terra,
Magari la sentirò appoggiare meglio, la sentirò aderire maggiormente al pavimento, sentirò le spalle, le scapole più radicate. Un paio di respiri lenti e profondi, completi. E poi lasciamo andare il respiro spontaneo. E man mano che passano i respiri, un respiro dopo l'altro, il corpo si adagia sempre più a terra, i muscoli si lasciano andare, il respiro rallenta, divenendo più calmo e regolare. Resta in Shavasana per tutto il tempo che ti è necessario. Quando te la senti, sciogli il rilassamento. Grazie per aver praticato con me.